Ciao ragazzi, sono Mocio e questa è assolutamente un'intervista poco seria. Diciamo che è un po' la fusione tra la tradizione della cucina italiana e l'esagerazione della cucina made in USA. In realtà non è che ho scelto di addentrarmi nella cucina non light, ma è stata lei a scegliere me. Le risposte in realtà sono un po' le più disparate. C'è chi apprezza questo voler andare oltre alla tradizione, al solito, al classico. Chi naturalmente percepisce l'umorismo che sta dietro poi a certi video e appunto il voler deliberatamente esagerare, che fa un po' riflettere, perché se vogliamo dirla tutta, le ricette delle nostre nonne erano esagerate. La cotoletta cotta nel burro non certo non la invento io, anzi è una cosa della tradizione. Oppure, non so, la mia nonna che faceva veramente le lasagne a 6-7 strati. La cucina delle nonne era così, io l'ho ripresa e l'ho portata in una chiave un po' più moderna. E c'è chi invece è super ultra tradizionale e non accetta che la pizza venga rivista in questo modo, la pizza vera è solo quella napoletana, quindi ci sono uno estremo e l'altro. Ma sì, mi arrivano un po' di richieste particolari, soprattutto su appunto cose super tradizionali, come è stata la carbonara, la pizza, oppure le lasagne, i tortellini. Quindi tutti vogliono vedere i piatti tradizionali sconvolti da Mocio. Questa è una figata. Allora, forse è stata una delle ricette che ho fatto per lo speciale Halloween di quest'anno, in cui ho realizzato questo Halloween burger, appunto. Si trattava di un hamburger ripieno di una forma intera di formaggio tipo un camembert o una cosa del genere, ricoperta di carne, impanata con delle patatine sbriciolate e poi fritta, tutta messa in un panino con della crema di zucca, del ketchup e del cheddar extra. Da paura, veramente. Se invece parliamo di ricette italiane, penso che uno dei passi più arditi che ho fatto è stato quello di friggere la pasta al forno. È sempre divertente girare, perché poi cerco sempre di creare interazione anche con i ragazzi che stanno dietro le camere, quindi tutto vive anche di battute, risposte in questo tipo. E devo dire che la volta che abbiamo girato l'episodio della carbonara ci siamo veramente ammazzati dalle risate, perché ho improvvisato un dialetto romano, romanesco, che assolutamente non mi appartiene, per cui tra un annamo, dai, e così, è stato veramente divertente. Ma durante la settimana in realtà sono abbastanza tranquillo, cerco di avere un'alimentazione normale per potermi poi permettere i super sgarri del fine settimana, quindi in realtà mangio di tutto, formaggio, carne, sia di pollo che di manzo, verdure, tante verdure mi piacciono un sacco, poi adoro gli snack, insomma i yogurt, tutte queste cose, quindi in realtà un menù normale, a meno che non debba girare dei video, per cui ragazzi, vabbè, sono costretto a sgarrare. Non so se sono proprio integrabili nell'alimentazione di ogni giorno, però sì, vanno prese un po' con leggerezza, direi, una volta alla settimana, una volta al mese magari ci si può concedere un super sgarro. A tante persone piace provare a replicare le mie ricette esagerate, è anche una soddisfazione sia cucinarle che mangiarle. Se devi levarti uno sgarro, toglitelo bene, io dico. La mia filosofia è sempre questa. Ragazzi, mando un grandissimo saluto a tutti voi lettori di Dire Giovani. Mi raccomando, seguitemi su YouTube, sono MocioHF, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e fate lo stesso su Instagram, sempre MocioHF, non perdetevi le mie ricette, i miei post. Ciao a tutti.